Ok ragazzi, nuovo video, oggi vi parlerò di Kratos, il nostro nuovo programma, finalmente è uscito, siamo super fomentati, un programma dedicato all'ipertrofia pura, ce l'avete chiesto, ed è, se vogliamo, un 2.0 del lavoro che, se ci seguite, avrete fatto fino ad ora. Ok, quindi in questo video ve lo presenterò. Prima di iniziare però vi ricordo che abbiamo aperto Rhino Nation, la nostra nuova community, abbiamo più di 500 membri, all'interno potete trovare i nostri log in cui scriviamo tutti i nostri allenamenti e l'alimentazione che facciamo, come ci comportiamo per la preparazione e la stagione agonistica che stiamo per fare. Potete aprire il vostro log, potete trovare un forum in cui fare tutte le domande che volete e soprattutto avete tanti contenuti inediti tra articoli, video e via discorrendo. Quindi vi aspettiamo su Rhino Nation, qua sotto trovate il link e detto questo passiamo a Kratos. Allora, Kratos, inizio col dire come al solito che non è assolutamente un programma per tutti e in questo caso, in questo momento, per questo programma è più vero che mai. Perché è un programma in stile Chasing the Logbook, quindi in cui dovrete migliorare la vostra prestazione passo dopo passo, ok? Quindi avete il vostro log con quello che siete riusciti a fare spingendovi al limite e quando ci tornate dovete spingervi ancora più là, aumentando il carico o le ripetizioni. Però cerchiamo di capire bene come è strutturato. Innanzitutto è un programma che si basa su due diverse progressioni, una progressione sull'intensità percepita all'interno di ciascun blocco, quindi ciascun mesociclo di lavoro, e nel corso del macrociclo la progressione sul volume. Perché questo? Perché progredire soltanto sul volume tende a far perdere la capacità di rendere il volume qualitativo, ok? Quindi sostanzialmente aumento sempre più serie, però le serie iniziano a essere meno efficaci, sono meno allenanti perché non riesco a spremermi davvero o a condurle così come devo condurle. Invece semplicemente ragionando su ciascun mesociclo vado ad aumentare gradualmente l'intensità, poi quando passo al mesociclo successivo faccio la stessa operazione però avrò un filo più di volume, allora questo mi permette di essere molto più graduale, molto più ponderato e di avere questo continuo richiamo di lavoro sull'intensità e rendere sostanzialmente le mie serie veramente allenanti. Quindi sostanzialmente l'avrete capito, Kratos è diviso in 4 blocchi, ciascun blocco è un mesociclo di lavoro che dura 10 settimane, quindi sì, in totale sono 40 settimane, fino a 40 perché bisogna vedere se arrivate fino in fondo. Quindi diviso in 4 blocchi, per ciascun blocco partiamo con un volume medio-medio-basso, poi gradualmente aumenta, però gradualmente nel corso di queste settimane aumenta l'intensità. Ok? Quindi ciascun blocco aumentiamo l'intensità, scarichiamo, ripartiamo con un volume un filo più alto, aumentiamo di nuovo l'intensità, scarichiamo e così via discorrendo. Ora dunque, le caratteristiche di Kratos di differenziazione è che abbiamo visto l'impostazione del macrociclo, 40 settimane di lavoro, del mesociclo, quindi 4 mesocicli da 10 settimane, ma il microciclo, quindi la settimana dell'allenamento, non è una settimana ma sono 2 settimane. Quindi sostanzialmente avrete una split che non dura una sola settimana ma 2 settimane di lavoro. Perché questo? Perché Kratos si basa, ci sono più di 300 allenamenti all'interno, quindi si basa fondamentalmente su 3 rotazioni, ossia 3 allenamenti, per ogni distretto muscolare, la rotazione 1, la rotazione 2 e la rotazione 3. Nel corso di queste 2 settimane dovrete impostare queste 3 rotazioni, seguendo la split, ovviamente il programma vi spiega tutto quanto nei minimi particolari, però nel corso di queste 2 settimane dovrete impostare la vostra split in base ai distretti che avete carenti, quelli su cui lavorare di più, eccetera. Quindi ovviamente per fare 3 rotazioni di ciascun distretto muscolare, quindi 3 rotazioni di braccia, 3 rotazioni di spalle, 3 di petto, 3 di dorso, 3 di gambe, quindi 15 rotazioni totali, una settimana assolutamente non basta. Però questo ci dà un vantaggio, ci dà il vantaggio che la stessa rotazione, quindi la rotazione 1 delle gambe per esempio, la ritroviamo a 2 settimane di distanza, non la settimana dopo. In altre parole, se io ho per esempio una pressa, ok, da fare, devo fare 8 ripetizioni di pressa, perfetto, ho fatto 8 ripetizioni con, 350 kg. Ipotizziamo questo. Ora, se io dovessi fare la stessa prestazione la settimana dopo, quindi subito, questo mi porta a incorrere più verosimilmente in stalli, perché nel giro di poco sono saturo, non posso pensare di aumentare ogni settimana la mia prestazione sulla pressa. Però se io in questa la settimana dopo, comunque in queste 2 settimane di lavoro, comunque vado a sollecitare le gambe su altri stimoli, altri schemi motori, e dopo 2 settimane mi ritrovo quella pressa, allora più verosimilmente riuscirò ad aumentare. In sostanza il fatto di ritrovare la stessa rotazione in 2 settimane mi permette di
portarmi avanti, di migliorare la performance senza stalli. Difatti tutte le metodologie Chasing the Logbook si basano su questo, sul ripetere lo stesso allenamento sostanzialmente tra una settimana e mezzo e due settimane dopo, ok? Quindi non ogni settimana. Quindi in questo caso, dopo due settimane, ho fatto 8 ripetizioni con 3,50, ho due scelte: o aumento il carico oppure cerco di fare più di 8 ripetizioni sempre con 3,50, e anche in questo il programma vi spiegherà assolutamente che cosa scegliere. Ora, quando logicamente arriverete all'overreaching, avrete lo scarico da fare, poi successivamente passerete direttamente al blocco successivo, quindi questo comporterà che magari finirete il programma in molto meno tempo perché arrivate molto più velocemente all'overreaching. Però anche questo va assolutamente bene, perché come anche Zeus e Vulcano ed Hercules, e sostanzialmente tutti i nostri programmi, non è un programma pensato per riuscire alla prima botta, perché se veramente vi spingete al massimo, allora probabilmente fallirete prima, ok? E la novità di Kratos, che ci avete chiesto in tantissimi, è la parte alimentare. Abbiamo inserito anche la parte alimentare, in cui spiegarvi come gestire il bulk in base alle vostre necessità, caratteristiche, eccetera, e soprattutto in base al programma, quindi come impostare il bulk, fasi di mini cut, come impostare se farlo più clean oppure un po' più sporco, eccetera, quindi come impostare tutto quanto nell'arco di tutto l'utilizzo di Kratos. Quindi questo è, oggi è finalmente uscito questo programma, ora ragazzi lo potete trovare, sarà in prezzo lancio per il primo mese e vi accompagnerà in questa vostra successiva fase di bulk. Abbiamo deciso di lanciarlo dopo Natale perché così passavate spensierati senza vedere che cosa vi aspettava tutte le feste natalizie, e soprattutto così potete impostare tutto quanto tra oggi e l'inizio del nuovo anno, in modo che il 2020 sia l'anno per voi più anabolico in assoluto. E vi faccio una premessa, ve la faccio veramente col cuore, super trasparenza in questo: se non avete sperimentato Zeus prima, non prendete Kratos, passate direttamente a Zeus se volete, perché i programmi sono fatti sempre con una logica, li vado a fare, nel senso che con Zeus vi insegno a modulare l'intensità e il vostro rapporto con il carico. Con Kratos queste cose le dovete già saper fare, ok? Quindi se non avete utilizzato Zeus è inutile che lo comprate, perché non riuscite a sfruttarlo veramente veramente appieno, ok? Quindi il mio consiglio è: o prendete Zeus o fate qualcos'altro, però assolutamente non buttate tempo, soldi e niente nel prendere Kratos se non avete prima sperimentato questo tipo di lavoro, a meno che non avete lavorato direttamente con noi in prima persona, e sono cose che assolutamente saprete già fare. Quindi questo è tutto ragazzi, tutte le domande fatele qua sotto, vi risponderò e chiarirò ogni cosa. Kratos è uscito, vi aspetta soltanto voi, noi siamo super fomentati, vi aspettiamo sul gruppo Facebook privato per chi ha acquistato i nostri programmi, in modo da rispondere a tutte le domande e darvi una mano passo dopo passo nell'utilizzo di Kratos. Quindi no, non sarete soli una volta che avete preso il programma, ma ci saremo sempre noi a vostro fianco e la community che si sta creando là sul gruppo ad aiutarvi. E detto questo, sì, ci vediamo sul gruppo fondamentalmente.